Beh, ragazzi, non ti questo nuovo episodio, ragazzi, di XCOM 2. E continuiamo con la nostra bellissima liberazione del mondo. O avventure, Dio si voglia. Lega aliena, la vediamo un pochino, cosa eravamo rimasti a fare. Qua, bene. Impostazione rotta per il settore 3, Brasile. Tra l'altro, che ci penso? Ho messo a fare la missione oscura io. Bella domanda. Il gioco dice non me lo vuole fare. Coloro che hanno tradito la fiducia degli anziani dimorano in questi luoghi, comandante. Le consiglio di tenersi ben lontano da queste sprovvedute creature. Ok. Se questi sono i risultati, dobbiamo pianificare altre missioni. Si vede che a quanto pare siamo stati fortunati. Per così dire. Imboscata. 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 Questo soldato è catturato però. Io devo andare qui. Questo qui in teoria qua dovremmo avere altri tre soldati. Non posso mandare fuori allo stesso rango. Se riesco a mandare altri tre mititori. No, perché proprio non ci sono tre mititori. Vabbè. Ci rimandiamo Mox. Ci buttiamo su un granatiere. In questo modo adesso avremo solo il rischio di imboscata. Fatemi che in realtà ora ci penso, ragazzi, vado a fare questo. Mettiamo la scuola come prima. I miei seguaci ci condurranno alla vittoria. Potenziamento è di. Si sbloccano sottoaggiunti da segnare altra gente. Beh. Sia qua abbiamo solo più un giorno, ci sblocca finalmente apriamo una stanza. Che attualmente resterà vuota, un dettaglio. Adesso prendendo la voce, non ci vedo sono domani. E questo qua attualmente lascia un vuota. Da 9 giorni diventeranno 6. Mi aspettavo di più, sinceramente. Ci buttiamo uno. E da 5 giorni diventano 3. Bene. Non so se questo è realmente il 50%, ma comunque sia. Dettagli. Ah, finalmente adesso abbiamo un'arma molto bella. Direzzi che intesa, massimo Felice viaggio. sguardo. Nuovi contatti regionali individuati. Grazie al nostro nuovo contatto con la Resistenza, abbiamo raccolto informazioni importanti sul prescelto attivo in questa regione. Dove credete di andare? Se siete Siete venuti venuti per per combattere, vi combattere, conviene vi essere conviene pronti essere a pronti tutto. a tutto. L'idea principale è quella. Allora, prendiamo un po' di questo cosa ci dà. Bene. Ma non è che mi interessi poi più di tanto attualmente. Non possiamo vedere nient'altro. Che peccato. Vabbè, cioè abbiamo i soldi per fare una qua. Risposta è sì. Noi installiamo. Le ricerche hanno dato risultati affascinanti. Bene. Allora, vediamo un attimo cosa abbiamo di veloce. Torretta. Le torrette usate dalla Advent in varie strutture e nei posti di blocco sono automatizzate, proprio come le altre unità meccanizzate degli alieni, i quali hanno investito moltissimo tempo nello sviluppo dei sensori ottici e del sistema di puntamento. Immagino che Shen vorrà esaminarli con attenzione dopo il disassemblaggio. Alle fare sicuramente senti gioia. Ho Gli alieni hanno incredibili. togliato la per l'ennesima volta il dialogo. Comandante, abbiamo trovato una delle loro strutture. Bene. Non avrei mai potuto prevedere questo risultato, ma è davvero interessante. L'Advent non ha problemi a piazzare sistemi armati del tutto autonomi in prossimità dei cittadini. Una dimostrazione di quanto tengano la loro incolumità.
E abbiamo anche la matrice difensiva. C'hai perfettamente ragione, gioco. Non ho messo a fare la ricerca. Allora, vediamo un pochettino. Sono uguali in realtà. A livello fisico, gli oplite della Advent sono simili alle altre forze Advent. Il frutto di un attento lavoro di ingegneria genetica che imita la forma umana. Buona parte delle loro caratteristiche specifiche deriva da differenti attrezzature e armature, componenti che Shen studierebbe con molto interesse. Bene, ora ritornando al discorso, se c'è qualcuno che posso fare costruire cose. Nel frequenza matrice difensiva. Costruzione struttura difensiva iniziata. Poi c'è gli dindini per potermi andare a mettere a fare un laboratorio scientifico. Sì. Lo vorrei evitare perché sennò mi va a costare trovando troppa roba. Più che in termini economici immediati, anzi mi riferisco a quelli a lungo andare. Ah, anche questo è bello. Il progetto Avatar aumenta di 2. Comandante, gli alieni continuano a fare progressi con il progetto Avatar. Se vogliamo rallentarli, dobbiamo muoverci in fretta. Aspetto un giorno. Beh, non intendevo che si facesse la stanza, però. Abbiamo comunque ottenuto un risultato. L'importante è quello. Allora, contatini abbiamo, io direi di buttare qualcuno qui. Così abbiamo già un tasso di guarigione più efficace. E qualcuno ha uno slot energetico. Così adesso abbiamo finalmente un bel po' più di energia. Gli anziani devono essere disperati per affidarsi a imboscate di questo tipo. I vostri maldestri stratagemmi sono falliti miseramente. Questa sconfitta vi costerà cara. Ma li ho messi a ricercare quello, non ho messo a fare l'imboscata alla Advent. Forse sì, questo ci potrebbe costare tanto, non è vero in realtà. Perché mi tengo buona, ragazzi, la missione della storia. In caso di emergenza la facciamo e il progetto Avatar diminuisce. Quindi, GG. Ora che ci penso, spero di trovare adesso una bellissima mod dei cosi, dei guerriglieri, che ogni fine mese riduce il progetto di uno. Bellissima, non fai niente, anzi ti riduce il progetto. Uno spasso incredibile, ve lo posso garantire. Se non sbaglio, dobbiamo essere in tre. Non ha più senso nascondersi. Dirigetevi verso il punto di estrazione alla massima velocità. Sì. Allora, vediamo un pochino se trova il punto. Che sono lontano però, eh. Quindi possiamo stare ad aspettare qui. Oppure ci andiamo a gambe levate. Su, su, su! In entrambi i casi ci conviene muoverci. Vado di corsa. Rinforzi nemici in Right arrivo! one, vi hanno visto! Rileviamo truppe Advent in marcia verso di voi! Che me l'ho capito ovvio da oggi. D'accordo! E noi ce ne andiamo. Ciao belli! Questi sono sempre i soliti due, per fortuna. Perché si teletrasportano ogni volta la micchia di cane? Poi spawnano qua dentro e si teletrasportano. Allora tu, amica mia. No. Non ce la fai ad ucciderlo, seriamente. Loro due tempeste di lama, le risposte no. Allora tu puoi sparare due volte a lui.
Non vi deluderò aspettarselo. Non si sfugge alla giustizia. Ho dovuto fare fin dall'inizio. Dimmi, fai un bel critico. Il problema è sordito, dai. E già tanta roba. Aia. La vedo brutta qui. Non è che quello dovevi fare critico. Verso la vittoria. Mi servono munizioni. Io ci penso al fatto che non abbia dei medikit, poi se... Bersaglio neutralizzato. Ricarico. Ricarico, copritemi. UPAA dispersi. Ora che ci penso, mi dispersi già quei forti o... già quelli più forti. Non continuarsi quanti danni riusciamo a fare. No. Ancora. Che forse riusciamo a uccidere due con lui. Ok. Non mi restano molte munizioni. Ok, perfetto. Devo ricaricare. Munizioni terminate. Nemico neutralizzato. Meno uno. Meno due. Nemico eliminato. Anche lei è ancora abito in corso. Sono pronta. Sto di guardia. Allora sicuramente, anzi, nelle vicinanze ci saranno troppe advent. Troppo lontano. Sì, molto probabilmente, anzi, sotto questo ponte ci sarà qualcuno. Verso la posizione indicata. D'accordo. Fatevi sotto. Questo è già un'unità mezzo morta, meglio, meglio evitare di andare all'assalto. Sto andando. Mi sto muovendo. Possibile, mi tengo pronta. Shh, avete sentito? Sono laggiù, si dice questo? Passami qui. Vado subito. Ok, tu vammi qui. Eseguo. Non vacillerò. Li sento muoversi. Sono molto vicini. Possibile che questo prossimo turno li incontriamo. Tra l'altro è difficile, è difficile. Possiamo girare di qui e andare di là. Se non ci credo molto che riusciamo a farlo, quindi mi sa che ci aspetterà obbligatoriamente un conflitto a fuoco, che per nostra fortuna non è arrivato ora. Agli ordini. Eseguo. Pronto ad attaccare a pista. Sono da queste parti. Sì, stiamo andando addosso. Un po' scontato che siamo lì. Non è quello che pensavo quando ho visto la missione. Ok. Ammetto il mio fallimento. Alfred si avvicina. Penso che tira tanta gente fra poco. Nella speranza, sì, ovviamente alcuni loro lo becchi. Tu impegnati! Ci attaccano ai cani! Vabbè, vicino alla stazione. Se vediamo qualcuno vicino alla stazione, anzi, mi dico, ma è possibile. Ma ci posso passare direttamente dal negozio qui? Bello! Allora, 23%, vammi qua giù. Eseguo gli
Dici che scrive fai Mox. Devo concentrarmi. Sto per terminare i proiettili. Allora, tu potenzialmente dove ti puoi mettere? Qua giù. Mi vado a prendere. Scatto! Una speranza di sì, non aver fatto una cavolata. Questo non è esattamente quello che è. Signore. Sarà molto lungo. Forze Advent avvistate! Ci sono dispersi come se ci fossero domani. Io PIA. Allora, io posso salire su potenzialmente. La risposta a questa mia domanda è sì. Quindi, cioè, fai farti una maratona su te? Ancora una volta la risposta è sì. Mi muovo! Ora, se ben ricordo, non dovrebbero essere in grado di salire se mi mettessi qua. Cambio posizione. Ciao bello. No. No. Meglio evitare per il momento. Avrei dovuto ricaricare però. Aurora Becchi. Il fatto che ci sia proprio un'altra squadra lì mi fa pensare al meglio. Invece per fortuna sì. Mi chiedo intanto perché sia salito. Munizioni pronte. Allora, uscite di lì. Via, via, via. Corri indietro. Lo stesso vale per te. In movimento. Sinceramente, anzi, poco importa se non riusciamo tutta, anche perché noti di niente. Come vedo, se salgono le scale, anzi, così giù un problema. Appunto. Il vero problema sarà se l'attaccano. Ah, c'è un'unità Advent laggiù. Il che è un ulteriore problema. Critico a scoppio ritardato. Se c'è sì, metto la spada. Non si morire subito, bene. Bersaglio neutralizzato. Ora non ho per scontato che tu non lo veda. Ok, bene. Se si riesce a fare la scatone finale verso il coso. Allora, vediamo un pochino. Tu ce la fai e tu pure. Si può fare. Quindi, essendo pienamente a conoscenza di tutte quante le unità nemiche che ci sono, io me ne frego totalmente. Pronta a tornare. È distante. Poi ragazzi, vorrei tanto puntualizzare come il fatto che c'è letteralmente un aereo sopra di loro e lui non se ne accorge. Non è un bambino più furbo. Tutti i membri di Right One sono stati estratti. Perfetto. Mi sono fatta, siamo già 20 minuti. Quindi ragazzi, direi di salutarci qui e vederci nel prossimo episodio di XCOM 2. Quindi ciao a tutti.